Nel 1592 Guidobaldo del Monte, insieme al suo discepolo Galileo, eseguì un esperimento interessante. Egli era esperto di balistica e quindi studiava le traiettorie dei proiettili. Realizzarono un lancio di una biglia sporcata con vernice su una tettoia inclinata per studiarne la traccia. Questo esperimento che adesso andiamo a fare, che riproduce il tentativo di Guidobaldo, si ispira a un articolo dell'amico professor Pietro Cerreta, grande esperto in didattica e storia della fisica. Come si realizza questo esperimento? È sufficiente avere una tavola inclinata sulla quale potremo far rotolare una biglia. Partiamo con uno scivolo realizzato con due bastoncini o di metallo o di vetro per assicurarci che la partenza sia regolare e innanzitutto osserviamo che la biglia compie questo tragitto. Ora, se noi con della tempera e con un pochino di acqua sporchiamo una biglia e la lanciamo da questo scivolo, possiamo osservare la traccia lasciata. Sarà sufficiente ora fotografare questa traccia e acquisirla con la famosa applicazione GeoGebra, che studia dinamicamente algebra e geometria, e confrontarla con uno schema interpretativo. Il nostro schema è la parabola, ma noi siamo come dei nani sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto, che sono Guidobaldo e Galileo, che non avevano ancora a disposizione questo schema interpretativo, ma lo stavano cercando. La differenza tra noi e loro è che abbiamo degli strumenti tecnici, del software che ci può facilitare questa ricerca. Ora, andando ad acquisire questa immagine con GeoGebra, possiamo paragonarla in tre modi a una parabola. Un primo modo consiste nello scrivere la formula del polinomio di secondo grado e associarla a degli slider che potremo andare a modificare dando forma alla parabola e cercare di adattare questa curva alla curva che noi abbiamo acquisito. Ci accorgiamo che la parabola interpreta bene la traiettoria. Un secondo modo, forse anche più preciso, consiste nel segnare tre punti sulla nostra traiettoria. Questi tre punti ora li riporteremo in tabella, in Excel, e proveremo a chiedere a Excel di trovare la parabola che passa per quei tre punti. Copieremo la formula ottenuta e con qualche semplice correzione ortografica adatteremo a GeoGebra la formula e ci accorgeremo che questa parabola ricopre esattamente la traccia da noi ottenuta. Un terzo modo è quello di costruire una parabola utilizzando la potenzialità di GeoGebra con un punto e una retta e poi, adattando questa parabola alla nostra traiettoria, ecco che arriviamo alle conclusioni di prima. Torniamo a Guidobaldo del Monte e a Galileo. Il loro schema interpretativo consiste nell'utilizzare una catena appesa ai due estremi, immaginando la visione capovolta. Noi oggi chiamiamo catenaria questa curva e possiamo verificare che se le motivazioni di Guidobaldo erano corrette, la conclusione non è corretta. Infatti possiamo appendere allo schermo del nostro computer una catenella e poi, utilizzando uno dei tre metodi esposti
precedentemente, andiamo a costruire una parabola che tenda a sovrapporsi alla catenaria. Ci accorgiamo che non riusciamo mai a far coincidere la parabola con la catenaria perché si tratta di due curve diverse.